professionista digitale, che è un programma organizzato da AICA per, diciamo, approfondire tutto il tema delle competenze digitali, dove per competenze digitali intendiamo sia le competenze degli specialisti ICT che le competenze anche di coloro che comunque fanno altri mestieri, ma che hanno comunque bisogno di avere una serie di competenze che stanno crescendo nel tempo. L'occasione di questo webinar è proprio dato dal risultato della pubblicazione dell'Osservatorio 2018, Osservatorio sulle competenze digitali, organizzato da AICA, Anitec, Assinform, Assinter e Assintel, che riguarda per nel 2018 la quarta edizione della ricerca che abbiamo condotto, che abbiamo condotto anche quest'anno, in cui per la seconda volta, la prima volta è stata l'anno scorso, abbiamo cominciato a misurare anche le competenze digitali richieste ai non specialisti ICT, quindi a tutti coloro che lavorano evidentemente su sistemi informativi o in sistemi informatici, ma compresi anche quelli che lavorano ad esempio dal punto di vista del sociale, sempre con i social network, e che comunque non sono progettisti e erogatori di servizi, ma sono utilizzatori più o meno sofisticati. La novità di quest'anno sta proprio nel fatto di avere cominciato a rilevare quali sono le competenze digitali richieste per i nuovi lavori che nascono, diciamo, dalla gestione dell'innovazione e soprattutto riuscire a misurare l'intensità con cui queste competenze digitali vengono richieste. Quindi, da questo punto di vista, c'è un elemento anche di misurazione concreta che riteniamo possa essere interessante. Il webinar nasce con l'idea di dibattere fondamentalmente due aspetti. Da una parte, prendere atto che effettivamente anche i non specialisti hanno bisogno e gli vengono richieste competenze digitali che, come ho accennato, cominciamo a rilevare e a misurare, ma dall'altro, secondo aspetto, che cosa gli specialisti ICT devono tener conto, non dico da oggi in avanti, ma comunque nella loro attività professionale, sapendo che la platea dei loro utilizzatori, la platea dei professionisti che comunque lavorano all'interno dell'impresa o dell'organizzazione pubblica, devono avere e devono poter contribuire comunque ai problemi dell'innovazione. Il tema di cui trattiamo è, in termini latenti, quindi in termini larghi, il tema della trasformazione digitale, quindi in che modo la digitalizzazione va a toccare poi i processi core e quindi sui processi core anche le professioni che comunque permettono l'operatività del giorno per giorno. Questo è il filo conduttore di questo webinar. Abbiamo invitato a parlare di questo argomento prima di tutto il professor Capitani, Giancarlo Capitani, di Net Consulting Cube, che è uno degli estensori del rapporto dell'Osservatorio 2018, quindi da questo punto di vista che ha contribuito a costruire non solo la rilevazione dei dati, ma anche l'analisi che è presente nel rapporto. Il rapporto, fra l'altro, è stato pubblicato e lo potete scaricare o dal sito AICA o dal sito di uno degli altri produttori, degli altri coautori, come sono appunto Anitec, Assinform, Assintel e Assinter. Abbiamo chiesto a Capitani di presentare quindi una prima riflessione su alcuni macro dati di quello che emerge dall'osservatorio. Abbiamo chiesto poi a Giuliano Pozza, CIO del San Raffaele, presidente di AISI, di dare un commento e delle sue esperienze, diciamo, rispetto allo stesso tipo di tematica, e a Giordano Sassaroli di Elite, di contribuire anche lui dal punto di vista come Digital Innovation Manager. Uso un termine abbreviato rispetto a un termine che viene utilizzato nella sua azienda, che è Head of Digital Service, ma credo che poi eventualmente, se c'è bisogno di fare precisazioni, le possa fare Giordano direttamente, dove il concetto è: non è semplicemente, non c'è solo bisogno di avere un gestore come un CIO all'interno dell'organizzazione per indirizzare in qualche modo le soluzioni richieste dall'innovazione, ma c'è forse anche bisogno, e questo forse sta a dire che ci sono una serie di problemi che vanno affrontati, ma c'è forse bisogno
di un'attività di gestione anche dal punto di vista di coloro che comunque specialisti non sono, ma contribuiscono all'innovazione digitale a tutti gli effetti. Il ragionamento è quello di poter intervenire sui vari step e le varie fasi del processo di trasformazione. L'Osservatorio delle competenze digitali ha due elementi di innovazione importanti che anticipo io perché mi sembra che con questo riusciamo in qualche modo a entrare poi nel merito direttamente dei dati. La prima innovazione è che utilizza come riferimento le competenze degli standard europei. Quindi, da questo punto di vista, le competenze del sistema ICF, e-Competence Framework, e le competenze classificate come ESCO, quindi nelle occupazioni che comunque vengono rilevate in Europa. Stiamo parlando da una parte per ECF di 40 competenze informatiche di base che danno luogo alla costruzione di 23 profili di specialisti e per quanto riguarda ESCO dall'insieme di ben 13.485 competenze per circa 3.000 tipi di occupazione, quindi una rilevazione che va a toccare tutti i mestieri in qualche modo riconosciuti e convenzionalmente acquisiti anche dalla comunità europea. Questi due standard europei vengono utilizzati lungo il percorso di rilevazione e in qualche modo declinano anche e giustificano il fatto che ci sia una più facile comprensione di quello che comunque emerge dall'analisi. Il terzo punto di innovazione è che è stato costruito già dall'anno scorso un indicatore dell'intensità delle competenze digitali richieste sia a specialisti che a non specialisti, che permette di avere una lettura trasversale, diciamo, che aiuta a confrontare, a rendere confrontabili le diverse professionalità e quindi a introdurre elementi di valutazione che altrimenti non è possibile fare o che rimangono comunque disconnessi fra di loro. Questo aspetto è quello su cui poi credo ci sarà molto da discutere per quanto riguarda la possibilità di come utilizzarlo attentamente. Ecco, io mi fermo a questo punto, do la parola a Giancarlo Capitani per quanto riguarda l'introduzione che comunque ha costruito sui risultati dell'Osservatorio 2018 e pregando naturalmente tutti coloro che sono collegati di eventualmente fare, se hanno bisogno di domande o ritengono opportuno fare domande, di segnalarsele e poi eventualmente credo che possiamo suggerire di poterle postare sulla chat, no? Certo, sì. In modo tale poi da poterle raccogliere e poter rispondere. Allora, chiedo a Giancarlo Capitani di introdurre la tematica. Grazie, buonasera a tutti. Risposto. Spero che tutti possiate vedere le slide, le poche slide che ho preparato. Riuscite a vedere? Almeno voi che siete ai tavoli, sì. Buono di presentazione. Ah, sì. Così, così. Ma dunque, intanto l'osservatorio, come ricordava Roberto Bellini, è giunto alla sua quarta edizione e lo scopo di questo osservatorio è quello di monitorare anno per anno l'andamento della domanda e dell'offerta di nuove competenze secondo appunto le classificazioni che ha ricordato Bellini. E ovviamente delle nuove Grazie. Ora io non vorrei fare una presentazione puntuale dei risultati dello studio perché non ne avrei il tempo e non ci finirebbe esattamente per lo scopo di questo. Va bene, ci sta. Anche se quella è una Ci sono delle parlando sotto. Sì. Vorrei invece utilizzare qualche risultato dell'osservatorio, contornato anche da altre informazioni che nelle nostre numerose sarve raccogliamo, per inquadrare un poco il tema di oggi, partendo da un dato di scenario. Avanza così.
che è questo, che ci dà conto di quali siano oggi i principali progetti di trasformazione digitale in capo alle imprese. Qui stiamo parlando soprattutto di imprese grandi e medio-grandi, perché purtroppo sappiamo che la maggioranza delle imprese italiane è poco attenta o poco propensa, come dice Istat, ad una trasformazione digitale seria, strategica, che implichi investimenti importanti con il conseguente utilizzo di risorse skillate in area digitale. Rapidamente quello che potete vedere sono due fenomeni importanti. Il primo è l'accelerazione tra il 2017 e il 2018, quindi osservate l'estensione dei due istogrammi, l'accelerazione con cui questi progetti oggi vengono praticati, implementati dalle aziende. E vedete alcuni focus particolari, in particolare il focus cyber security e GDPR. Questo noi lo definiamo l'anno della compliance, quindi investimenti che sono generati da questi precetti di compliance. Il tema della mobility come tema molto importante, sicuramente quello dei big data, che tenderà un tempo a risalire verso le primissime posizioni, oscurare secondo me tutti gli altri. Impresa 4.0, che è un tema, diciamo, dovuto alle buone politiche di Industria 4.0 del ministro Calenda. Quali sono le conseguenze di questa progettualità estesa sulla domanda di competenze digitali? Ecco, qui potete vedere due cose. Una è l'articolazione di queste aree, diciamo, di domanda, che ci fanno pensare su queste quattro aree: cloud computing, big data, IoT, ci abbiamo messo anche la robotica. Potete vedere come questa articolazione sia il sintomo di una fase 2, se volete, dei processi di trasformazione digitale, che non sono più progetti di natura sperimentale, ma sono progetti che cominciano a diventare strategici all'interno dell'azienda, delle aziende, e determinano una domanda più matura, più articolata di competenze e professionalità, che prima era molto più superficiale. Quindi questo lo potete facilmente osservare dalla articolazione di queste professioni. Tuttavia, e questo lo segnalava in parte anche Bellini, uno dei risultati importanti dei nostri osservatori è che oggi, da un lato, c'è una domanda crescente, lo potete vedere in questa slide, su alcune figure, nella seconda colonna, quale sia la percentuale di crescita di questa domanda tra il 2014 e il 2017. È una domanda esplosiva, se osservate il 369% dei data scientist, il 280% del cloud computing expert, eccetera. Quindi domanda molto rilevante, domanda anticipo molto poco soddisfatta dalle risorse disponibili sul mercato del lavoro. Ma quello che potete vedere dalle due colonne successive è come ad una ovvia richiesta di competenze cosiddette hard, di natura prevalentemente tecnologica, si accompagni una domanda combinata sulla stessa figura professionale di competenze cosiddette soft skills, di cui si parla in letteratura, che sono competenze di natura diversa da quelle tecnologiche, e ne potete vedere una descrizione rapida: capacità relazionali, capacità di lavorare in gruppo, capacità di problem solving, abilità relazionali, aggiungerei capacità di comunicazione all'interno dell'azienda. Tutto questo ha come sfondo, evidentemente, la pervasività delle tecnologie digitali e all'interno dei processi di trasformazione digitale, che toccano
tutto il contesto e tutti i processi aziendali che vedono il CIO e le sue persone come protagonisti di un processo di trasformazione che coinvolge anche i responsabili di business e in qualche misura anche il top management. Di questo potete trovare un riscontro in una evidenza che deriva da un altro lavoro che abbiamo fatto e che presenteremo il 26 di giugno qui a Milano, che è la nostra CIO Survey, da cui potete vedere che tutti i contesti aziendali sul panel che abbiamo intervistato, che riguarda le prime 100 aziende italiane al netto della pubblica amministrazione, vedete come sia la produzione che il marketing, che la ricerca e sviluppo, che le vendite, che le risorse umane, tutte queste aree funzionali sono toccate in misura molto forte appunto da questo processo di digitalizzazione che si trasforma in progetti. Queste sono le aree su cui sono in atto dei progetti importanti di trasformazione digitale. Allora, l'osservatorio di quest'anno conferma questo trend. Bellini appunto parlava di questo indicatore che è Digital Skill Rate, quindi è l'intensità di domande digitali all'interno dei principali settori aziendali. Io li chiamo processi, ma per dire processi, che vanno sì, a toccare proprio l'attività operativa. Quindi anche le professioni non, anche alle professioni non ICT oggi è richiesta una quota di competenze digitali non indifferente, che non è soltanto saper lavorare con i classici strumenti di Office, ma significa proprio incorporare questo sapere digitale all'interno della propria professione, quindi averne anche una visione. E anche qui vedete nell'area arancione quanto importanti siano i soft skill rate correlati agli hard skill rate di natura digitale. E qui vedete che al di là della ovvia domanda di competenze di questa natura nell'area marketing e comunicazione, che è quella che negli anni scorsi è stata forse la più investita dalla digitalizzazione, dai processi di digital marketing, di interazione col cliente digitale, eccetera. Vedete che anche l'amministrazione finanza e controllo, la produzione, le risorse umane cominciano ad avere una quota importante di questa natura. Ora, il problema italiano è un problema di scarsità di risorse di questo tipo. Se considerate la domanda crescente di specialisti dotati di queste competenze in area ICT, che è molto forte ed è stato oggetto delle nostre osservazioni lo scorso anno, continueranno anche quest'anno, non le abbiamo però pubblicate nel rapporto cartaceo, saranno disponibili online. Ecco, se sommate questa domanda, anche una domanda digitali in area non ICT, potete capire come il problema reale sia un problema di recruiting e di disponibilità sul mercato del lavoro risorse di questa natura. L'indagine annuale che ha fatto Infocamere con il suo osservatorio Excelsior Union Camere ci restituisce una realtà molto, oserei dire, critica e drammatica da questo punto di vista. Potete vedere da questa rappresentazione come, andando sulle tre tipologie di competenze richieste, dalle più semplici, utilizzo di linguaggi matematici e informatici, a quelle vere e proprie di competenze digitali, a quelle di specifiche di gestione di tecnologie 4.0, quello che potete osservare, e mi riferisco all'area verde in particolare, come vi sia una mancanza di candidati. Non ci sono candidati, questo proprio sottolinea il tema della scarsità. E l'altro tema, dal punto di vista
Ciccetti. Descritto dalla parte rossa di queste torte è la preparazione. Allora questo ci richiama ad un problema che quando mi fai le nostre sì. Ah, quella nerdata là in fondo. Ecco, dicevo, questo ci rimanda a un problema che deve essere in capo al sistema della formazione pubblica, ovvero oggi le università, gli istituti tecnici non sono in grado di produrre in giusta quantità e in giusta qualità risorse di questa natura. Inoltre c'è un problema all'interno delle aziende di competenze ICT che diventano rapidamente obsolete nella misura in cui sul mercato si affacciano con grande velocità nuove tecnologie digitali che richiedono evidentemente per essere utilizzate al meglio competenze adeguate. Allora, il che fare è molto complesso, bisogna evidentemente trasformare questo problema in un problema paese che richieda soluzioni sistemiche a livello paese, quindi va riconfigurato il sistema dell'istruzione, va avvicinato molto di più alla natura della domanda, questo per rendere in definitiva più competitivo il paese, e ci auguriamo da questo punto di vista che il nuovo governo sia sensibile a tematiche di questo tipo e mantenga in vita due iniziative che sono prima di tutto il piano Industria 4.0, che quest'anno è stato denominato piano Impresa 4.0, cambiamento semantico molto significativo. E l'altra iniziativa è quella di AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, il cui direttore è scaduto e per il quale non è prevista una proroga, quindi siamo in una situazione di limbo molto pericolosa. Quindi questo è quello che deve fare il sistema politico a livello paese. A livello aziendale io credo che si tratti da un lato di richiedere anche da parte delle persone che operano nell'area tecnologica delle aziende di richiedere corsi di formazione che consentano di aggiornare rapidamente le competenze, di crearne di nuove, più personalizzate rispetto alla natura degli specifici processi aziendali. E poi c'è, io credo, una grande sfida, che è quella di innovare, e vi faccio vedere l'ultima slide, le competenze della... Ah, non c'è l'ultima slide? Sì che c'è. Non riesco a farla avanzare. Ma ve la racconto perché non la vedo, forse mi... Eccola qua. Eccola, la vedete. È quella di innovare le competenze della figura che oggi, secondo le nostre survey, molte survey ce lo dicono, la figura della persona più importante nella trasformazione digitale in azienda e più incompetente relativamente alla conoscenza di cosa sia il digitale, che è l'uomo delle risorse umane. Voi vedete da questa slide quali siano le sfide, no? E queste le vedete nella parte destra della slide, non sto a raccontarle, a descriverle, a leggerle, le potete vedere, ma da questo punto di vista io credo che il responsabile delle risorse umane debba avere da un lato un forte empowerment da parte del top management e dall'altra parte un fortissimo aiuto e supporto da parte del CIO all'interno delle aziende, ma anche da parte, diciamo, delle persone che lavorano con il CIO e che devono contribuire ad aiutare questa figura così importante non solo a rispondere
alla domanda di nuove competenze in area ICT, ma soprattutto a rispondere alla domanda di nuove competenze digitali in aree non ICT, che sono le aree che abbiamo visto. È una sfida importante che richiede un forte contributo da parte di tutti in azienda e soprattutto una grande consapevolezza da parte delle figure di management importanti, apicali nelle aziende, perché questo problema sia messo all'ordine del giorno. E mi permetto di aggiungere un grande contributo anche dal punto di vista di coloro che comunque come manager digitali o delle specialità digitali hanno in qualche modo una consapevolezza di come, una maggiore consapevolezza di come poi sia possibile andare da una parte a selezionare ma dall'altra anche a formare Eh sì. questo tipo di competenze. Per esempio utilizzando, uso un'evocazione, una giusta composizione dei team di progetto, per esempio, no? Certo, Quindi, da questo sicuro. punto di vista in termini molto operativi, perché intanto la formazione fa fatica a venire dietro, insomma, no? Quindi Certo. c'è un problema anche dal punto di vista operativo, ci sono dei problemi dal punto di vista operativo, le risorse non ci sono, ma non ci sono neanche le risorse per formarle. Sicuramente, Quindi questi sicuro. sono aspetti che vanno considerati. Credo che Non so se sia possiamo. stata esaustiva la mia presentazione, almeno dei temi chiave. Certo, possiamo togliere le slide, ritorniamo alla vista dei relatori. Che ha tracciato Giancarlo con diciamo, questi contributi che vengono fuori da una molteplicità di punti di osservazione, anche questo è un elemento importante. Non abbiamo più una monovista, una vista iperspecializzata, ma stiamo girando intorno al tema della digitalizzazione come un nuovo tipo di sistema digitale, un nuovo tipo di ecosistema in qualche modo che sta venendo fuori. In un quadro E di digitalizzazione pervasiva di dell'azienda. digitalizzazione pervasiva che va a toccare i processi base dal punto di vista operativo, non più i processi di governo solo, non più solamente i processi di tipo gestionale, ma proprio gli aspetti operativi, quelli dell'attività del giorno per giorno, della quotidianità. E questo è un aspetto che, per esempio, da una parte è noto agli esperti di organizzazione, ma per esempio ai responsabili delle risorse umane è molto meno immediato riuscire a capire. C'è una domanda che sta nascendo e che sta crescendo, che potremmo dire in generale più anche di cultura digitale, in qualche modo di base, Eh sì. senza entrare nell'operatività e senza entrare nello specialismo, che comunque va in qualche modo supportata e fatta emergere. Ecco, credo che qualche commento dal punto di vista di Giuliano Pozza possa essere interessante in questa panoramica sulla base delle esperienze che, se non mi ricordo male, se non mi sbaglio, comunque, Giuliano, tu stai già facendo, comunque su cui state riflettendo anche come associazione professionisti dell'ICT in sanità. Ti Certo, mi sentite? Sì. Perfetto. sentiamo? Sì. Ma allora io condivido qualche flash e qualche spunto di ragionamento, no? Sì, col doppio cappello, sia come sia io del San Raffaele perché lo conoscesse, è un ospedale con 1300 posti letto e come dico sempre io, è un ospedale che ha più ricercatori che posti letto perché abbiamo più di 1300 ricercatori oltre alla parte universitaria. Mentre l'altro cappello è quello di presidente di AISIS, che è l'Associazione Italiana dei Sistemi Informativi in Sanità. Allora, come AISIS sul tema competenze ci lavoriamo da un po' di tempo, peraltro insieme ad AICA e a Asda Bocconi. Io parto citando, partiamo da noi, no? Cito uno studio che abbiamo fatto l'anno scorso insieme al Consulting Cube, tra l'altro, in cui abbiamo cercato di far emergere quella che è la figura del CIO. Abbiamo fatto, diciamo, una fotografia di come siamo noi, come CIO, in sanità ovviamente. Ne è emersa una figura che ha alcune caratteristiche che sono significative pensando all'evoluzione e alla trasformazione digitale che abbiamo davanti. Una figura che ha un'età media di 53 anni, che è nel ruolo in molti casi da più di 20 anni, che al 93% è maschio e che risponde in alcuni casi al direttore generale, ma in altri casi al direttore amministrativo.
Parto da qui per dirvi che appunto la trasformazione digitale ha bisogno di leader e sul tema leader poi ci ritorno alla fine del mio intervento. Adesso vi racconterei brevemente un progetto che stiamo vivendo e stiamo facendo qui a San Raffaele, che secondo me riassume alcuni degli aspetti che sono stati un po' toccati negli interventi precedenti. In particolare il tema della pervasività. Allora, il progetto è chiamato Integrated Customer Experience o progetto ICE, che ha l'obiettivo di fornire appunto un'esperienza integrata ai pazienti utenti del servizio. Questo progetto ha tre pilastri: uno sono dei servizi verticali, quindi quelli classici, no? Di automazione di alcuni workflow, dalle richieste informatiche alle richieste dell'area tecnica e via dicendo. Il secondo pilastro è un portale che integra i workflow trasversali alla struttura per evadere delle richieste dei pazienti che impattano su più aree. E il terzo pilastro invece sono servizi rivolti direttamente al cittadino, quindi servizi di accesso ai referti online, piuttosto che di prenotazione, piuttosto che di dialogo con i clinici e via dicendo. E che sono chiamati servizi di patient digital care. Allora, cito questo progetto che è in corso, infatti alcune cose sono già state sviluppate, altre sono ancora in fase di sviluppo, perché è un esempio emblematico di come la volontà della direzione aziendale di andare a dare un'esperienza integrata al paziente utente che si approccia ai nostri servizi ci ha portato a coinvolgere oltre alla direzione sistemi informativi, la direzione servizio clienti, la direzione amministrazione finanza, la direzione area tecnica, la direzione sanitaria, i servizi decoro che si occupano fondamentalmente delle pulizie, l'ingegneria clinica, la prevenzione, protezione e promozione e sviluppo. Quindi 9 realtà aziendali sono coinvolte in questo progetto, un progetto che vedrà anche strumenti di analisi evoluta dei dati e dei comportamenti degli utenti, anche strumenti di machine learning per guidare gli utenti. Però da questo progetto uno può trarre alcune conclusioni. Allora, uno, vabbè, la pervasività della trasformazione digitale in atto. Abbiamo visto 9 direzioni o servizi coinvolti e con impatti su tutti i livelli, quindi da chi si occupa delle pulizie e della gestione del building, a chi si occupa dei sistemi informativi, dell'ingegneria clinica, i clinici, la parte amministrativa e via dicendo. E questo ormai è una costante di progetti di trasformazione digitale. Cito questo, ma potremmo citarne anche altri. L'altra caratteristica è che in questi progetti diventano sempre più importanti per noi le figure ibride. Vi faccio un esempio. Noi stiamo spesso facendo dei percorsi misti con l'ingegneria clinica. A volte ci sono delle figure che entrano nell'ingegneria clinica e poi vengono cooptate dai sistemi informativi, ma anche pensando ad altre realtà come la direzione sanitaria, figure ibride che abbiano, qualcuno li chiama i dual thinkers, no? Cioè quelli che sono capaci di pensare con due cervelli, che abbiano la capacità di vedere sia l'aspetto tecnologico che l'aspetto organizzativo di processo. Questo è assolutamente fondamentale in questi progetti. E il terzo elemento è che spesso in questi percorsi non si tratta più solamente di digitalizzare dei processi che già funzionano in qualche modo su carta, ma si tratta a volte di introdurre dei processi e dei servizi nuovi, abilitati alle tecnologie. Faccio un paio di esempi. All'interno di questo progetto che citavo, di esperienza integrata del paziente, stiamo introducendo dei servizi di medicina narrativa, cioè servizi in cui alcuni pazienti, soprattutto cronici, possono accedere ad un diario in cui tenere appunto il diario di quello che è il loro vissuto nel percorso di malattia e anche di cura. Il diario viene condiviso, ovviamente con tutte le cautele del caso in termini di GDPR, di consenso che il paziente deve esprimere. Ma il diario, se il paziente lo consente, viene condiviso da un pool di clinici specialisti. Questa cosa dell'aspetto narrativo del paziente condiviso con lo specialista
non è una cosa banale. Condivisa con un team di specialisti è ancora di più, perché di solito l'approccio tradizionale consiste nello specialista che ti vede in una visita di 15 minuti in cui vede solamente gli aspetti appunto iperspecialistici e non ha il contesto. Questo progetto, tornando al tema delle figure ibride, ha come una delle figure fondamentali un'antropologa. Altri esempi di nuovi servizi abilitati, per esempio, è tutto il tema non nuovo nel senso che viene già fatto in tante strutture, però il lavoro diciamo, dei team clinici multidisciplinari, che è una rivoluzione organizzativa, è abilitato da strumenti di condivisione. Quindi questa trasformazione veramente cambia, cito una frase che ho trovato nel report dell'osservatorio che mi è piaciuta, no? La trasformazione digitale ha cambiato senso. Essa non ha riguardato più la tecnica e i singoli aspetti della gestione, ma è arrivata al core business dell'impresa, come diceva anche Roberto Bellini, no? Modificandone il senso e la sua relazione col mondo esterno. Questo progetto AI, secondo me, è un esempio, di questo tipo di cambiamento. Andando a fare qualche considerazione finale, quello che noi vediamo, e qui magari mi metto anche il cappello di presidente di AIDIS. Sì, prego. Giuliano, stai parlando volevi fare un accenno al tema dell'AI leadership, se non mi sbaglio. Sì, ci sto arrivando. Mettendomi un po' il cappello anche diciamo, di presidente di AISIS, noi vediamo che le cause più frequenti, diciamo, di naufragio di progetti di trasformazione digitale sono o una cattiva definizione dell'ambito e degli obiettivi che ci si dà, oppure risorse non adeguate all'obiettivo, o carenza di cultura e competenze, o problemi di governance. Questi temi, se uno li va ad analizzare un po' bene, sono tutti legati ad un tema di cultura digitale e di leadership. Perché se non ho una cultura digitale, se non ho degli leader adatti, faccio fatica a definire degli obiettivi, faccio fatica, obiettivi verosimili, faccio fatica a trovare le risorse giuste e magari ho anche dei problemi di governo. Sul tema della leadership, cito sempre, non so, vi consiglio di andare a vedere la definizione di leader che c'è sempre nel rapporto, no? In cui si dice che ci sono quattro dimensioni fondamentali: la proficiency nel digitale, la capacità di applicare il pensiero critico al digitale per discriminare tra opportunità e mode, la sensibilità nel mantenere un equilibrio tra innovazione e tradizione e la capacità trasformativa. Io penso che queste figure di leader, che sono sia lato professionisti ICT che soprattutto lato invece, diciamo, persone che lavorano dall'altra parte della barricata, siano veramente il fattore chiave. Noi come AISI stiamo lavorando, come citavo prima, insieme ad AICA e a Da Bocconi su dei percorsi di formazione, qualificazione e certificazione dei CIO. Stiamo adesso iniziando a lavorare anche con i leader non tecnici perché io sono personalmente convinto che il vero snodo della trasformazione digitale sarà avere degli leader anche non tecnici, con le caratteristiche, con le quattro dimensioni che citavo prima, perché nella sanità si stanno già vedendo degli elementi di disruption fortissimi. La disruption sta arrivando anche in Italia. In molti paesi europei è già arrivata, in altri paesi ancora di più. Cito solo due casi e poi dopo mi fermo. Ci sono delle realtà di ospedali virtuali in cui non ci sono letti, cioè ospedali senza letti perché i pazienti vengono seguiti fuori dall'ospedale, e ci sono dei percorsi, per esempio quella che viene chiamata la value-based healthcare, no? Che in Italia sta cominciando a risuonare come titolo, in altri paesi invece ci stanno lavorando già da un decennio, che mettono insieme il tema della misurazione del controllo dei costi col tema della misurazione del controllo degli outcomes verso il paziente. Questa è una trasformazione digitale che è abilitata sì da strumenti digitali, perché ovviamente ci devono essere, ma soprattutto da leader digitali. Mi sembra che anche le esercitazioni siano particolarmente, diciamo, significative.
Io chiederei a questo punto a Giordano Sassaroli di dare il suo punto di vista in quanto, beh, nel suo ruolo, diciamo, no, di Digital Innovation Manager, cercando di specificare anche quali possono essere le attività rispetto al suo collega CIO, ammesso che ci sia, suppongo di sì, no? E quindi mettere in evidenza quali sono i diversi ruoli e i diversi pesi che possono essere dati ai vari aspetti che stanno emergendo in questo quadro complesso. Giordano. Sì, buonasera, sì. Intanto, prima di tutto, mi trovo molto d'accordo sulla maggior parte dei punti toccati, sia da Capitani che da Pozza, e li confermo e li rinforzo. Sono, come dicevi, sono una figura un po' ibrida. Diciamo che il mio background è nell'IT, vengo dal mondo del software, poi io per 15 anni ho fatto il consulente nell'innovazione digitale. E il 90% degli interlocutori con cui lavoravo da consulente non erano CIO o CTO, erano persone del business. E poi sono entrato in Elite, società di borsa italiana che si occupa di finanza, lavora, accompagna le PMI nella raccolta di capitali. E anche qui sono in un ruolo particolare perché sono responsabile dei servizi digitali. Come parte del team di business non rispondo, ma sono controparte del CIO e del CTO di un gruppo come London Stock Exchange. E faccio da ponte con quello che sono le attività e le esigenze del business, con un team digitale che è parte di Elite. Ora, intanto volevo offrire qualche considerazione alla discussione. Ho letto il rapporto e la prima parola che mi è venuta in mente è stato finalmente. Ma finalmente qualcuno si accorge che il digitale non è prerogativa dell'IT e del team del CIO. Stiamo osservando da 15 anni almeno un trend che è la pervasività della tecnologia digitale nella vita di chiunque, da consumatore, da utente, da cittadino, da dipendente. E questa pervasività si riflette nel fatto che l'utilizzo delle applicazioni di Office Automation per le funzioni di business è come dire saper prendere la penna in mano. Il fatto che la contabilità abbia i suoi pacchetti software, che le forze vendite abbiano i loro strumenti di supporto, o la produzione ha dei suoi sistemi di monitoraggio, forse possiamo andare anche al secolo scorso, ed era già così. La pervasività della tecnologia è una cosa che viviamo da sempre. Finalmente, ho detto, sì, arriviamo a misurarlo, finalmente qualcuno arriva a rendere evidente il fatto che nella ricerca di talenti si vanno a cercare anche queste competenze e va quindi a misurare questo skill gap. Appunto, sono felice di vederlo. Una prima considerazione che faccio è una provocazione. Ho fatto l'innovation manager per anni. La provocazione è: l'innovazione digitale non esiste. In realtà ciò che esiste è l'innovazione fatta con il digitale. La vera innovazione si giustifica ed è supportata dal business e dall'impatto che ha sul business, sulla produttività, sulle altre funzioni aziendali. Il digitale è fondamentale per farlo. La chiamiamo innovazione digitale perché il digitale è nel DNA dei processi di innovazione e quindi anche delle skill necessarie per realizzarlo. Questo però ci porta a dire che l'innovazione non è prerogativa di un team di esperti digitali. Non viene fatta esclusivamente da un team di esperti digitali. Il vero impatto lo si vede, come negli scenari raccontati da Pozza, quando viene fatta in modo trasversale all'organizzazione. E molto spesso l'organizzazione non è disegnata per lavorare in questo modo. E infatti la seconda considerazione che porto è un fattore di successo dell'innovazione digitale, e lo vivo nel mio ruolo, è il fatto di smettere di ragionare per compartimenti. Non esiste un noi e loro. L'ho vissuto sulla mia pelle, vengo dal mondo del software e faccio parte di un team di gente del finance. Non esiste ragionare con i compartimenti. Il mio team è fatto da pochissime persone.
ma il mio compito è ragionare come se il mio team fosse tutta l'azienda. Il mio compito non è preoccuparmi delle skill delle mie poche persone, quelli è scontato che siano esperti di digitale. La mia preoccupazione è digitalizzare o supportare nella digitalizzazione di tutte le persone dell'azienda. E quindi i confini diventano estremamente sfumati. Quello che si vive è che invece tipicamente la struttura organizzativa, il modo in cui sono disegnati i ruoli, tende a posizionare Non si sa. un Giordano, volevo interromperti un attimo per chiederti, ma l'indicazione che ha dato Capitani sul ruolo importante anche in prospettiva del responsabile del personale, delle risorse umane, per esempio nel vostro caso, trova conferma o no? Assolutamente, assolutamente. Nel processo che ho vissuto, nella creazione del mio ruolo e del mio team, il supporto da parte del responsabile delle risorse umane è fondamentale. Anche perché, chiaramente, la ricerca dei talenti, deve essere fatta insieme, e deve essere fatta proprio abbattendo queste barriere. E si riflette nelle skill che andiamo a cercare. Le competenze tecniche verticali. Soprattutto per le figure che non sono parte del team digital, le competenze tecniche verticali tendono a essere strumentali, tendono a cambiare molto rapidamente. Posso cercare una persona competente nel GDPR da introdurre nel team di marketing e può cambiarmi la vita e può essere la risorsa fondamentale quest'anno, l'anno scorso abbiamo dovuto farlo, e quest'anno. Ma se questa persona è una persona rigida e non ha un'attitudine al cambiamento, può essere una persona chiave per fare l'innovazione digitale quest'anno, ma può diventare un freno per l'innovazione digitale che dovrà fare fra 3 anni. E questo vale per tutte le competenze tecniche. Per cui, rispetto a una competenza tecnica verticale, si va a prediligere quella che è l'attitudine al cambiamento. L'attitudine al cambiamento non soltanto di contesto, ma anche nel proprio ruolo. A fianco a questo confermo quello che dicevano i colleghi prima, saper lavorare per obiettivi anziché per posizione gerarchica, saper lavorare in un team che sia multiculturale. E a fianco a questo c'è il tema della contaminazione. La contaminazione che significa da parte, e qui si entra proprio nelle soft skill che dicevate prima, saper contaminare gli altri. Saper contaminare significa saper trasferire quello che si sa fare, saper raccontare ciò che si sa fare e saper lavorare con persone di una estrazione differente. Secondo, saper farsi contaminare, perché non è soltanto il tema dell'esperto di tecnologia digitale che deve saper lavorare con un uomo del finance, ma è anche l'esperto di tecnologia digitale che sa ascoltare l'uomo del finance e imparare da lui, perché la maggior parte delle cose che ho imparato le ho imparate da persone che non avevano estrazione digitale. E questo cerco di trasferirlo anche al mio team. Le persone delle risorse umane, gli HR, fondamentali per aiutare a favorire poi questa contaminazione. Si arriva anche a rimuovere le barriere fisiche e a far stare la gente veramente negli stessi uffici, a volte anche a muoverle a forza, se serve, per farle lavorare insieme. Volendo dare altre due skill che secondo me. Una di queste non l'ho intravista nel report, ma forse mi è scappata e che secondo me diventa fondamentale, è il design thinking. È un elemento di contaminazione che è forte e secondo me è forte anche nei team digitali. Saper lavorare con le persone del design e saper assorbire quelle che sono le capacità e le skill di design di un servizio e di un prodotto, che troppo spesso è stato sottovalutato dai team digitali. L'ultima cosa, confermo la tesi di Pozza, la leadership deve essere digitale. Leadership digitale perché la selezione dei talenti, il far sì che le persone collaborino, non sempre viene spontanea questa cosa, viene con l'esempio. Viene con l'esempio, con la guida e con la governance, che deve venire sia dai manager che dalle risorse umane. Non so se ho toccato i punti che mi chiedevi. Mi pare senz'altro di sì. Diciamo che da questo punto di vista il punto è come provo a utilizzare un termine
leggermente diverso che avevo usato subito all'inizio, cioè siamo di fronte alla costruzione, alla costituzione di un ecosistema digitale che a questo punto è esteso a tutta l'azienda, a tutta l'organizzazione aziendale, a tutta l'organizzazione pubblica. Da questo punto di vista non faccio sostanziali differenze. Come lavorare questo ecosistema in modo tale che possa da una parte condurre a progetti operativi necessari oggi, no? Come possa fare attività di progettazione su piani di sviluppo futuri, come possa in qualche modo ottenere la formazione dei talenti, come possa ottenere dal punto di vista dell'ascolto, della coprogettazione, della leadership, no, un risultato che che sia concretamente ottenibile, che possa comunque dare diciamo, i benefici che sono stati previsti, mi sembra che siano tutti elementi che costruiscono una capacità di disegno, no, usi design thinking, una capacità di disegno e di progettazione anticipata che è anche questa molto difficile da costruire. Cioè, vedo tante difficoltà, no, per riuscire a farlo. L'unica strada possibile è quello di rischiare e sfidare comunque il fatto di poter fare, di ridurre il numero degli errori. Ecco, mi metterei nella condizione non di ottenere i risultati abbattendo gli errori, ma riducendo il numero degli errori per poter ottenere comunque qualche risultato nel trascorrere dell'operatività man mano che andiamo avanti. Proverei a chiedere a Giancarlo Capitani se dopo questa carrellata, no, c'è qualche elemento che si può aggiungere, diciamo, alla valutazione che hai fatto inizialmente sulla base dei dati raccolti. Mi sembra che i due interventi che si sono susseguiti al mio abbiano più o meno confermato quelle pennellate che ho dato e hanno dato maggiore concretezza a queste visioni. Non è stato toccato il tema di come dovrebbe agire il sistema pubblico della formazione, o diciamo sue iniziative e progetti correlati a supplire a questa domanda inevasa di competenze. Questo magari mi sembra un aspetto È un importante. argomento che andrebbe sicuramente approfondito, Sì, dottore. andrebbe molto approfondito. Chiedo soprattutto ad AISIS se possono esserci, al presidente di AISIS, se potrebbero esserci delle iniziative di sistema specifiche nel mondo della sanità per creare delle figure competenti che traguardino appunto questo importantissimo settore. Giuliano. Sì, sicuramente ci dovrebbe essere un percorso di questo tipo. Quello che noi vediamo è che spesso però si confonde tra alfabetizzazione e cultura digitale, e quindi anche nel fare questi programmi bisogna stare attenti perché io ho in mente un CV di un leader, non dirò mai di chi è, in cui come esempio di sua leadership digitale citava il fatto di avere delle certificazioni di alfabetizzazione digitale che sono importanti, no? Le stiamo anche portando avanti anche noi presso alcune figure di utenti, però formare degli leader è un altro percorso. Volevo fare anche un'altra considerazione, perché adesso noi stiamo giustamente dicendo che il cambiamento digitale che c'è, è in atto e ci sarà, è una cosa inevitabile che porterà delle cose fantastiche. Faccio anche un controesempio però di come un cambiamento digitale mal gestito abbia degli effetti negativi. Voi sapete che nella sanità c'è tutto un percorso di digitalizzazione della parte clinica, quindi la cartella clinica elettronica. Ci sono delle esperienze, degli studi fatti soprattutto negli Stati Uniti, ma anche a Singapore, che dimostrano come un percorso di digitalizzazione che sia digitalizzazione e non digital transformation, quindi con l'approccio del prendo quello che ho su carta, la cartella clinica, e lo metto in qualche modo in formato digitale. Sembra che questo sia una delle maggiori cause di burnout nei medici negli Stati Uniti. Quindi, una trasformazione digitale mal Penso che gestita, vengono il burnout è una patologia professionale, nel senso che è un esaurimento professionale, no? Quando tu arrivi al burnout vuol dire che non sei neanche più in grado di esercitare la tua professione, no? Quindi la cartella clinica elettronica e quello che gli americani chiamano le HR è una delle maggiori cause di burnout dei clinici americani, più dello stress indotto dalla professione,
che in alcuni ambiti, in alcune specialità, onestamente è molto stressante anche psicologicamente. Ma l'IT fa più danni dello stress, diciamo, emotivo tradizionale. Questo perché si è fatta una digitalizzazione e non una digital transformation. Quindi se non abbiamo degli leader, noi continuiamo a replicare degli errori che altri hanno già fatto. L'esempio dell'NHS nello UK è incredibile, no? Un progetto dove hanno speso negli ultimi 10 anni, credo, 15 billion pounds, ma secondo me è una cifra sottostimata. Quindi hanno speso più di 15 miliardi di sterline con degli esiti, adesso non voglio definire disastrosi perché sarebbe eccessivo, però perlomeno discutibili. Quindi diciamo, la digitalizzazione è inevitabile, potrebbe veramente portare e porta dei benefici incredibili, se mal gestita può essere addirittura un disvalore. Beh, mi pare un commento importante, tenendo presente che questa è un'esperienza internazionale, perché qui poi noi non facciamo e non siamo abituati a fare confronti internazionali, ma forse ci vorrebbero, può darsi che ci sia qualcosa da imparare, non solo sul fatto di quanto siamo distanti, ma anche sul modo in cui affrontare i vari problemi, guardando a quello che si fa da altre parti, credo, perlomeno. Ma te lo confermo, io sentendo uno speaker di Singapore qualche settimana fa, cioè tu lì hai chiarissimo che loro che sono 15 anni più avanti rispetto a noi, ti spiegano benissimo gli errori che hanno fatto e che bisognerebbe evitare, che by the way sono spesso quelli che noi stiamo facendo, ecco. Quindi guardare a queste esperienze è molto importante, secondo me. Sì. Confermo. Va bene. Io, sulla mia esperienza, sia all'interno di un gruppo internazionale come quello del London Stock Exchange, sia guardando, tenendo le orecchie aperte in qualche modo, nel essere pronti ad ascoltare e imparare quelle che sono le cose che hanno funzionato e i fallimenti degli altri, l'ingrediente migliore. Io credo che diciamo, ci dobbiamo fermare. Ora chiedo se sono arrivate delle domande. È richiesto? Sì, lo facciamo normalmente. Bene, mi sembra che ci siano dei ringraziamenti, quindi proporrei di chiudere il nostro confronto. Ricordo solamente che la palestra da questo punto di vista si ripresenterà poi nel mese di settembre con un altro argomento, in particolare tratteremo il GDPR, quindi quello di cui citava prima Giordano Sassoli. Ovviamente siamo aperti e disponibili a continuare a ragionare sui temi che sono emersi con tutti quelli che sono interessati a farlo. Da questo punto di vista non c'è nessun tipo di promessa possibile da dare, perché dipende da che cosa si può, di cosa cominciamo a discutere, però volentieri, diciamo, è una tribuna aperta su cui poter andare avanti, diciamo, nella discussione, se qualche elemento comunque si ritiene che possa essere approfondito. Credo di poter dire questo anche dal punto di vista di del consulting più, no? Quindi tra l'altro siamo tutti coinvolti anche a ottenere il fatto che l'osservatorio possa aiutare da questo punto di vista, non solo a dare delle viste, ma anche in qualche modo a riuscire a costruire delle, diciamo, delle leve o delle possibilità di leva con cui poter andare avanti. Questo tema, per esempio, della formazione, io lo chiamo della formazione permanente, è sicuramente un aspetto molto importante. Va bene, allora grazie mille e alla prossima volta, che sarà il 19 di settembre. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Thank you.